Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me. È alta. Va bene, le nostre dosi scanore sono discutibili. Ma era per dirvi che siamo in un mega bosco. Oggi è tutto così. Ciao a tutti, siamo Monica e Pietro di Vivo e Cammino. In questa serie di video stiamo percorrendo i percorsi occitani della Valle Maira, tutte le 14 tappe. Questa è la 13ª tappa. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, altrimenti questo video si interromperà tra 3, 2, 1. Non è vero. Ciao a tutti, siamo di nuovo a Palent di Macra, pronti per partire per la 13ª tappa, la penultima, direzione Celle di Macra. Dietro di me vedete la locanda di Palent. Posto tappa. Possiamo partire. Borgata Maurengo. Questa è la chiesa, immancabile. Eccoci, Maureng. Comune di Macra. Eccoci arrivati alla borgata di Colletto. Contraddistingue per due particolarità. La prima la vedete lassù in cima, è la Madonna alpina dedicata alla Madonna di Lourdes. La seconda è che in questa borgata sono state costruite dagli antichi abitanti delle cisterne per raccogliere l'acqua piovana, cisterne in pietra, proprio perché questa è una delle poche borgate della Valle Maira in cui non esistono sorgenti d'acqua. Ripetilo. Oh, finalmente un po' di asfalto. Subito dopo la chiesa di Albaretto c'è una variante dei percorsi occitani che permette di tornare a Cabolieres, quindi dove termina la terza tappa. È un picchio? Sì. Ci sono i picchi. Noi invece continuiamo dritti fino a Celle di Macra, anzi borgata chiesa. Eccoci giunti alla prima borgata stalinista della Siberia nord-occidentale. Non si capisce cosa c'è scritto, sembra russo. Russo. Vero? Sembra di essere in Siberia. Katyninkia. Eccoci a borgata Sagna. Come diceva il dotto professore qui dietro di me, nasce su un acquitrino. Dietro di me vedete una particolarità, ovvero due abeti, uno bianco e uno rosso, attaccati. Come si distinguono? In questo periodo dell'anno, quando ci sono le pigne, è molto semplice. Pigne verso l'alto, abete bianco. Pigne verso il basso, abete rosso.
Eccoci in arrivo a un'altra borgata. Anche qui c'è la chiesetta, immancabile. Buonasera. Bene, siamo arrivati a Borgata Chiesa di Celle di Macra, finale di questa 13ª tappa, ovvero la penultima dei percorsi occitani. Borgata Chiesa, che è il capoluogo di Celle Macra, e si chiama Borgata Chiesa perché, indovinate un po', c'è una chiesa. C'è la chiesa. Cos'altro c'è a Celle, anzi a la Borgata Chiesa, chiesa di Macra, di Celle Macra? C'è la locanda Maraman, che è... vedete qua dietro, che è il posto tappa. Poi di fianco c'è anche un bar con un po' di alimentari e poi c'è un museo. Ecco, museo dell'Alta Valle Maraira. Nell'Alta Valle Maira. Esattamente. Due dettagli sulla tappa? Allora, la 13ª tappa è abbastanza facile, sono circa 10 km, 400 di salita, 400 metri, chilometri, e circa 650 metri di discesa, in buona parte dentro il bosco. Si attraversano tantissime borgate, una marea. Infatti non mi ricordo assolutamente i nomi di tutte. Allora, non c'è problema di acqua neanche qua, perché in ogni borgata c'è l'immancabile fontana. Per quanto riguarda il cibo, come in tutte le tappe lungo il percorso, non trovate da mangiare. Come vi avevamo già detto nel video precedente, abbiamo scelto di unire tappa 12 e 13. Ovviamente è impegnativo, però sono 20 km in tutto. 31.000 passi e circa 1000 metri di salita complessivamente, quindi è fattibile, però sicuramente impegnativo. Meglio essere un po' allenati. Ci abbiamo messo circa 3 ore e 3 ore, quindi tutto 6 ore. Bene, anche questo video è terminato. Anche questa tappa è terminata. Come sempre vi lasciamo qui sotto tantissime cose, la scheda tecnica della tappa, la traccia GPS, il link al sito dei percorsi occitani, tantissime altre cose. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, altrimenti non potrete vedere l'ultima tappa dei percorsi occitani, che sarà riservata agli iscritti al canale. Non so nemmeno se sia possibile questa cosa. Seguiteci e scoprirete. Alla prossima! Alla prossima! Ultima tappa, o forse... Mi sa che l'ho presa troppo alta. Nel boschetto della... Non è troppo alta ancora.